più alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno. Esiste ancora una legge che si chiama Bossi-Fini che ha introdotto questo reato, come se essere qui senza un permesso regolare di soggiorno fosse un reato di chissà che tipo. Ormai la magistratura l'ha detto che è un reato inutile perché complica solo, intasa le procure, è un reato inutile, dannoso addirittura, e non risolve nessun problema perché le persone si perdono, non si fanno riconoscere. Però ci sono alcuni aspetti interessanti, e torno alla dimensione locale con due esempi molto semplici. Nemmeno per Hauser è stato semplice, lineare, è stato anche traumatico decidere di esporsi e di adottare questa logica, questa modalità, questo metodo, questo stile dell'accoglienza. Dentro Hauser è venuta una spaccatura, c'era chi non era d'accordo, diceva no, noi non dobbiamo occuparci di immigrati, ci occupiamo solo di anziani che non disturbano, non dà fastidio, li conosciamo già, facciamo quello che sappiamo fare, perché dobbiamo complicarci la vita? E qualcuno è uscito. Occuparsi di questo tema è ancora lacerante oggi qui tra di noi. E ritengo molto interessante, virtuosa la scelta di Hauser comunque di fare, di agire, di esporsi su questa possibilità, su questa opportunità, che ha ritenuto un'opportunità, comunque riteneva un obbligo morale, civile, sociale, perfino politico, nel senso della costruzione della comunità locale. Ritengo altrettanto interessante il fatto che Hauser abbia detto, Hauser e Azione Cattolica insieme, abbia detto nessuno da solo ce la fa. Sì, come comunità locale possiamo prodigarci con l'aiuto e il supporto di Caritas piuttosto che di altri soggetti, ma dobbiamo provare a collaborare perché nessuno sa esattamente cosa fare. Dobbiamo ciascuno mettere a disposizione il meglio che abbiamo e diventare gruppi di volontariato interculturali di fatto, perché nel momento in cui cominciamo ad accorgerci di questo fenomeno, di questa cosa che è tra noi, di queste persone che sono esseri umani, sono storie come quella che ha raccontato Esther di Usman, non sono più categorie astratte, non persone, le definiva uno studioso un po' di anni fa. E anche qui c'è un processo molto complesso, ma insomma, nel momento in cui le riconosciamo come persone, come vicini di casa, anche solo per un periodo transitorio, allora le nostre vite possono davvero rimettersi in moto, cambiare, modificarsi, possiamo vedere anche i luoghi che siamo abituati a frequentare in maniera differente dal solito. Ripeto, nonostante le inquietudini, le paure, le timidezze o le diffidenze, quella dell'immigrazione è comunque un fatto sconcertante, importante, con cui siamo chiamati a confrontarci, non possiamo chiudere gli occhi e girare la testa dall'altra parte. Possiamo provare a misurarci, a mettere a disposizione quello che possiamo e forse possiamo imparare a crescere anche noi. Io volevo chiedere a Esther esattamente in cosa consiste questo progetto questi ragazzi che andranno a fare servizio a un affiancamento, cosa devono fare, quante ore lavoreranno, come stanno gestiti, anche per così, rispondere a chi dice portano via il lavoro italiano. Sono una considerazione veloce perché è una riflessione importante ovviamente. Io sono convinto, ma come dire, hanno insegnato alcuni i padri fondatori del pensiero sociologico, noi siamo abituati a frequentarci tra simili, tra appartenenti alla stessa tribù, dicono gli antropologi, per cui non mi sorprende che ci si frequenti, ma anche un modo, Esther diceva, per alimentarsi. Certo, abbiamo bisogno di confrontarsi, di approfondire i motivi per cui siamo favorevoli ai processi di interazione, favorevoli agli inserimenti, favorevoli all'accoglienza, perché se non riusciamo a confrontarsi tra di noi non riusciremo neanche a raccontarlo fuori. Quindi mi sembra importante che ci alleniamo, ci nutriamo, ci scambiamo idee per irrobustire un po' queste nostre convinzioni, no? Quindi non sottovaluterei questo aspetto. Dopodiché, non finisce qui ovviamente, ma è una domenica pomeriggio e basata sulle parole, quindi già ci sono due elementi sulle parole e sulle parole su chi è favorevole all'accoglienza dei migranti. Adesso semplifico un pochino così, quindi sono già tre ostacoli per chi non è esattamente disponibile. Prima ho citato due esempi semplici, se volete, ma molto più vicini alla vita quotidiana, la musica e il cibo, ma così esistono le feste, esiste la vita quotidiana, esistono questi ragazzi che cominceranno a frequentare le strade di Pessina e questo produrrà reazioni di opposizione e genererà anche relazioni di vicinato, ci sarà qualcuno che offrirà loro un caffè, un tè o scambierà due chiacchiere, mi auguro. Allora
questo lavoro di contaminazione, di contagio, di mescolamento, succede sgranato nella vita quotidiana, non succede solo se organizziamo eventi, convegni o seminari. Quindi non mi spavento, certo è un processo di, l'ho detto prima, di lungo periodo, non basterà una generazione, ci stiamo lavorando, come dire. Che significa? Dobbiamo prodigare, moltiplicare i nostri sforzi cercando, io lo dico così, come lo dicono gli studi organizzativi, cercando di incontrare pubblici diversi. Se organizziamo altri due momenti di questo tipo, probabilmente saremo ancora tra noi sfiniti, fedeli alla necessità di confrontarci, vogliamo inventare altre opportunità per aprire ad altri. L'accoglienza va rivolta anche ad altri che non la pensano esattamente come noi. Dopodiché, se uno decide di seguire i tweet di Salvini, libero di farlo. Per quanto mi riguarda, sono immune agli anticorpi che mi permettono, come dire, una discreta distanza. Non sono neanche, cosa sia Twitter, quindi sono anche ignorante dal punto di vista tecnologico, ma non mi spaventa questa cosa. Però sono disponibile a confrontarmi, perché no? Confrontarmi sulla base anche di alcuni ragionamenti non ideologici, ma molto concreti, molto, no? Legati alla vita quotidiana, quindi nessun problema. Però per far questo dobbiamo anche, ci meritiamo, credo, anche dei momenti così, passare la domenica pomeriggio a dialogare su questi temi. Ma volevo dire semplicemente una cosa, ecco, non per fare da lì, a parte che uno più l'altro, per questo sono toccati. Crea fazione, anche perché questo non è il luogo di militare, poi di vita, così per cura. L'idea che nata l'Azione Cattolica in questi due anni di percorso, c'è cioè, un po' di compito sostenere questa cosa che stiamo facendo, è quella di appunto proporre incontri nelle, non nelle parrocchie, ma anche nelle sale comunali, piuttosto che in altri, proprio perché è come questa chiesa in uscita, anche di parlare, di confrontarsi, questa è stata una bellissima occasione di confronto, di crescita per tutti. Quindi già questa cosa penso che sia giusto, il donice effettivamente magari qualcuno che era un po' scettico su questo argomento giustamente forse quel passo poteva farlo di venire, e anche questa starà forse a noi essere poi in grado di portare, appunto per quello che ho fatto la domanda era questa, qual è il progetto? Perché se mi chiedono ti hai visto quello là, ci abbiamo sulle spese, ci porta via il lavoro, posso rispondere, no? Cioè, guarda, non è vero che restituisce. Sì, no, nel senso, cioè, la battuta è quella, allora io mi sono informata, però qui parte la coscienza di ciascuno, di informarsi. Il discorso che faceva il Teresa sul discorso dei cattolici o quelli che vanno in chiesa, troppo lì appunto c'è la donna, è la libera coscienza di ciascuno, e ognuno vive e vede la fede poi alla fine. Nulla vieta che magari quelli che lo vedi in chiesa e poi non lo vedi far volontariato in paese, magari non si sta litigando per fare volontariato. Un altro ente, un'altra struttura, in un altro contesto dove io faccio volontariato perché mi sento portata in quel contesto. Sì, no, nel senso, no, è una battuta, cioè nel senso per sentire. Si entra nel giudizio, non posso dire a questa persona. Sì, appunto, per farci capire a volte che il rischio è quello di voglio dire. Questo è. Ognuno appunto si deve sentire. Adesso ci arriviamo alla conclusione, anche perché penso che è un orario solo. Mi faccio notare che fuori ci sono cose da specificare. Da specificare, da sentire anche, no? Da sentire anche. No, io volevo fare solamente, ma molto brevemente, come dice sempre Mauro, stringi molto, tre considerazioni. Allora, scusate, io sono Agostino Tonarelli dell'Auser provinciale, abito a Pescarolo però, e faccio parte dell'unità parrocchiale di Vescovato. Le cose sono tre che volevo dire. Una era una domanda a Cristiano, che penso che sia anche quello più informato, e le altre due invece sono considerazioni, penso, attinenti. Allora, alla fine dell'Ottocento, primi del 1900, arrivare sino alla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, 28 milioni di italiani sono andati all'estero. No? Io sono un figlio di emigrante, nato in Argentina, quindi vivo come loro questa situazione. E credo che questo qui ci faccia riflettere, nel senso come italiani
Si può essere d'accordo o non d'accordo sulla collocazione, sull'emigrazione, però noi siamo un popolo che è emigrato da sempre, no? E quindi io mi colloco tra quelli che dicono apriamo le frontiere, stiamo insieme, perché oggi non si può più parlare di nazione, ma si parla di globalizzazione, si parla di cittadini di tutto il mondo. L'altra considerazione, come cattolico, come cristiano, io la prendo da Papa Francesco quando dice noi cristiani dobbiamo aprire le nostre case, e qui mi fermo, perché credo che l'opera che sta facendo Caritas, che sta facendo l'Azione Cattolica, sia estremamente importante, soprattutto per l'accoglienza. Poi la simbiosi che si può trovare lungo il cammino, come l'abbiamo trovata Hauser in questo caso e Caritas, è sia e le amministrazioni comunali, perché poi quello che diceva giustamente Mauro, tutto viene, e anche cristiano, dal livello centrale viene demandato alle comunità locali. Se con più un'amministrazione comunale, con più l'associazionismo che è in quella comunità, riescono a dialogare, a trovare delle sinergie, io credo che facciano maturare le persone. Ecco che allora l'esperienza che stiamo facendo, che è stata travagliata, perché il caso di Pessina è arrivato a livello provinciale, abbiamo fatto una riunione apposta per convincere quelle persone di Pessina e dell'Auser che non erano d'accordo sul modo di esporci, perché poi ci siamo esposti in prima linea come Auser, e insomma abbiamo cercato di convincere. Quando non è più stato possibile, abbiamo detto scegli un'altra strada, perché Auser è un'associazione aperta a tutti e soprattutto alle persone fragili. E come giustamente diceva Davido, la persona fragile non è solamente l'anziano, può essere il bambino, può essere l'immigrato, può essere chiunque, no? Quindi un grosso lavoro l'ha fatto il forum del terzo settore, questo qui va riconosciuto, perché il modello Pessina, io lo chiamo modello Pessina, possa essere anche esportato in altre comunità. Pare che adesso Agadesco, Pieve del Mona e Persichello prendano questa strada, proprio Auser insieme all'amministrazione. Qui la chiudo per quello che riguarda le simbiosi e il modo di lavorare insieme. Io credo che non ci siano, soprattutto tra questi due, una è un'istituzione, la Caritas, noi siamo un movimento che è l'Auser, però riuscire a fare sintesi e lavorare insieme anche nelle parrocchie insieme sia determinante per la risoluzione dei problemi. L'altra cosa invece che volevo dire a Cristiano, ma chiunque mi può rispondere, penso, la mia preoccupazione è di capire quando un immigrato arriva in Italia, passa questa commissione, quindi ci saranno i centri di raccolta che poi smistano a seconda, io penso anche delle capacità che sono nelle singole province, nelle regioni, non è così. E l'altra, penso che ci sia un accreditamento da parte delle strutture, come Caritas fa accoglienza. Io so che qui nel nostro circondario c'è anche dei privati che si sono, penso, accreditati per dare ospitalità. Io credo che ci sia anche una differenza, no? Tra quello che sta facendo Caritas e quello che possono fare i privati, soprattutto anche per un controllo. Io credo che, conoscendo Don Antonio, conoscendo la Caritas, tu fai il carabiniere cattivo, lui fa quello buono, però io credo che questo qui sia importante, perché avete sotto mano la situazione. Ecco, volevo capire un attimo questi passaggi, anche perché poi si possa dire in giro cosa sta succedendo, ecco. Sì, concludiamo con due parole a Cristiano, che perché magari ci disse tutti i soldi che prendo come Caritas per ogni immigrato. No, credo che sia. Allora, senz'altro per le 8 finirò il mio intervento. La mia risposta finirà per le 8. Prima cosa che ci tengo a chiarire, quando si tratta di mettere a confronto Auser con un'istituzione che è Caritas, Caritas non è un'istituzione a sé, e mi piace utilizzare queste situazioni per chiarirlo. Caritas è espressione della diocesi, là dove opera. Quando Caritas parla a nome a titolo nazionale, lo fa a nome o come voce all'interno del coro dei vescovi,
io dico la Caritas Giuseppina di Cremona opera a nome e per conto di in rappresentanza, e questa ci tengo a dirlo, perché è un'espressione della Chiesa di Cremona, come è l'Azione Cattolica, come lo sono altre realtà. Che poi su questa partita si sia trovata a dover non tanto pulire la coscienza ai ben pensanti, ma a rispondere ai malfidenti. Nel senso che quando mesi fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, si diceva che la Chiesa doveva risolvere questo problema aprendo i propri santuari, la risposta è stata che la Chiesa, soprattutto quella di Cremona e di Crema, io parlo della provincia di Cremona, su cui insistono queste due diocesi, ha fatto quanto nelle sue possibilità e permettetemi di dire anche di più. Perché fare quello che era nella possibilità della Chiesa era accogliere il 10% del fenomeno. Il fatto che, come dicevo prima, siamo fra il 60 e il 70%, in alcuni periodi anche oltre il 70%, dice che, ok, problema di soldi, perché è sempre quello che sta più a cuore. Perché attaccato al problema di soldi c'è il problema degli accreditamenti per gli attori privati che fanno accoglienza. Scordiamoci che arrivino i profughi là dove c'è posto. I profughi vengono assegnati in base alla popolazione, vengono assegnati regione per regione, e Lombardia e Lazio sono quelle che avendone di più ne accolgono di più. Parliamo di piccoli punti percentuali. Inizialmente doveva essere un profugo ogni 1000 abitanti, da qua il numero 400 abitanti sulla 400 profughi sulla provincia di Cremona, da 1 su 1000 sono diventati 2 su 1000, diventeranno 3 su 1000. Quello che ci ha da confortare, terrorizzare, vedete voi, è che dal 9% dei profughi arrivati in Italia destinati alla Lombardia si arriverà al 14%. Ok? Quindi ogni 100 profughi sbarcati in Sicilia, ma ricordiamoci che non arrivano solo dalla Sicilia, ma qua apriremo tutto un altro capitolo, perché abbiamo tutto l'altro fronte di cui non parla nessuno, come se non arrivasse nessuno dall'altra parte. Torniamo al discorso dei costi. La prefettura come rappresentanza del governo sul territorio bandisce, apre comunque la possibilità di accesso a questo servizio a tutti. Prova ne è che a luglio dell'anno scorso anche una proprietaria di Chieve ha dato disponibilità per accogliere profughi e abbiamo visto com'è finita. C'era una proprietaria che direttamente o presta nome, non si sa chi, ha fatto arrivare a Chieve 40 profughi all'interno di una palazzina, creando quei problemi non indifferenti di cui siamo stati più o meno buon testimoni dalla nostra cattiva televisione. Per quanto riguarda il territorio di Cremona, sì, abbiamo avuto l'esperienza tuttora in atto dell'agriturismo di Binanuova, che comunque ha accolto queste persone, inizialmente pensando che fosse stata un'avventura di 6 mesi, invece modificando anche il suo modello di business, cambiando quasi completamente la natura del suo lavoro, ormai orientandosi a questo. Non siamo qua a dire che quelli buoni sono quelli accolti da Caritas e viceversa. Caritas ha espresso dei posti. Il problema è che anche lì dopo c'era sullo scenario il fatto che tutti accoglievano per fare denari. Perché da mafia capitale in giù è passato che chi faceva accoglienza faceva denaro sporco. E allora approfitto anche di queste occasioni per andare a chiarire con la matematica del bambino della scuola elementare che il furto che c'è stato, il ladrocinio che c'è stato sul tema dell'immigrazione è legato al fatto che ci sono stati fior fiore di cooperative o di strutture d'accoglienza che hanno figurato per giorni, settimane, mesi, addirittura qualche anno la presenza di ospiti che non avevano e per questa presenza venivano pagati, ma perché gli organi di controllo non facevano il controllo. Quindi si sono accorti che ci sono state strutture che hanno fatto milioni di euro di ladrocinio per questo motivo. Quindi io dico, fortunatamente sul controllo c'è l'istituzione Cremona, perché comunque la prefettura quando bisogna attraversa viene, verifica le presenze e lo fa con tutti gli organi sul nostro territorio. Però da lì è nato il fatto, chissà quanti soldi si fanno, certo, chissà quanti soldi si fanno. Allora diciamoci, facciamo l'ultima battuta, pensiamo a cosa costerebbe accogliere questi profughi in un campo. E così giochiamo a carte scoperte, che il motivo per cui non sono ancora stati fatti i campi profughi in Lombardia non è perché non sono belli da vedere, non è perché ci fa tristezza pensare a questi giovanotti qua in un campo, no, per il semplice fatto che costerebbe dalle 4 alle 5 volte di più al giorno l'accoglienza in un campo profughi. Questo è il motivo per cui non è ancora stato fatto, ok? E questo è un elemento in più che ci fa dire che rispetto a quella che è la cifra stabilita, una cifra stabilita che non tiene conto di tante variabili. Certo che se l'albergatore è andato a mangiare e a dormire non si occupa di assistenza legale, sanitaria, piuttosto che quant'altro venga richiesta, questo è un problema suo di come adempia l'obbligo che è sotto qui. Adesso basta.